Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con dry droning. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero avevamo appena acciuffato il falso Pandora e diciamo che io ho preso quella decisione di fare il patto con il diavolo, ovvero con questo con Lee, che sarebbe diciamo quel pazzo che ha voluto essere scambiato Pandora, quando in realtà il vero Pandora era Daryl, quel vecchio lì. Vabbè, comunque, non so se ho fatto le scelte giuste, effettivamente, non so che cosa mi aspetterà, che cosa ci aspetterà, anzi, perché comunque, questa avventura la stiamo vivendo insieme, quindi, non lo so, non so se effettivamente sto facendo le scelte giuste. Ma a prescindere da tutto, comunque ci sto provando, non lo so, non so se andrà bene, comunque in ogni caso spero davvero di avere alla fine di tutto un finale decente. Oggi continuiamo il gioco, vediamo appunto che cosa ci aspetterà in questo inizio di qua, del quarto capitolo. Madonna mia, mi chiedo chissà che cosa succederà andando avanti. Il confine che delimita un mostro da un santo è sottile, lo diventa ancora di più quando nell'equazione subentrano i media. L'arresto di Pandora ci ha consegnato all'Olimpo della notorietà, rendendoci delle divinità in mezzo ad un pubblico adorante. E grazie a questo, quelli che fino a ieri ci sputavano addosso chiamandoci traditore, improvvisamente striscia ai nostri piedi, desiderosi di condividere il nostro successo. Sono proprio queste le persone false. Aver catturato l'unica cosa che terrorizzava i cittadini di questa lurida città ci ha trasformati in due eroi, bagnati dalle luci della ribalta. L'unica a sapere dell'oscena verità dell'arresto più falso del secolo è Hera, l'unica donna che abbia mai avuto il coraggio di amare lo squallore della mia anima. La gente dimentica ogni crudeltà, sopruso o tortura che gli viene inflitta, essendo troppo assuefatta dai continui stimoli d'odio trasmessi quotidianamente. Ma lei no, lei è l'unica falena a non essere mai stata distratta dalla fiamma. E questo perché dentro di lei ardeva già un fuoco molto più forte e accecante. Ed il suo nome è vergogna. Capitolo 4. Gli dèi rendono pazzi coloro che vogliono distruggere. Sala d'attesa 9 del commissariato centrale di Nova Polemos, 29 novembre 2066. Era? Va tutto bene? Oh sì, va tutto bene, non preoccuparti. Stiamo per fare la conferenza più importante della nostra vita. Potresti almeno provare a sorridere un minimo, no? Ormai siamo tra le persone più influenti e famose di Nova Polemos. Non hai più motivo di aver paura. Prova a rilassarti e a goderti la gloria. Ce la siamo guadagnata. Guadagnata? Con che razza di coraggio osi dirmi una cosa del genere? Mordred, se sono rimasta in ufficio con te questi mesi era solo per evitare che la polizia e i media potessero sospettare qualcosa riguardo al caso dell'isola. Se mi fossi staccata da te d'improvviso avrebbero capito subito che c'era qualcosa che non andava e il tuo prezioso castello di carta sarebbe crollato subito. Ma ti ho già detto mille volte che la nostra aura è solo una stupida facciata. E non pensare che abbia cambiato idea o ti abbia perdonato riguardo a quello che ti ho detto dopo l'arresto di Lee. Fare finta che non sia successo niente peggiorerà soltanto le cose tra noi due, sappilo. E per me al momento è difficile anche solo rivolgerti la parola. Era, io. Basta, non aggiungere altro. Abbiamo già parlato anche troppo di cose che non consone ad un luogo simile. Ormai Era non ci può più vedere. Quali cose?
Niente, lascia stare. Possibile che voi due vi mettiate a litigare anche nei momenti positivi? Se non vi conoscessi, sembrerebbe che fa quasi che stiate ai ferri corti. E forse ci siamo. Tasto dolente? Beh, al diavolo. Ora dobbiamo solo pensare a goderci il trionfo. D'altronde siamo gli eroi che hanno salvato Nova Polemos. Già, eroi. Cosa c'è? Hai paura di una ritorsione delle bande nere? Non ne avrebbe motivo. Agire ora che siamo considerati come simboli della giustizia sarebbe masochismo. E sono abbastanza sicuro che abbiano di meglio a cui pensare al momento. Di sicuro non stanno perdendo tempo. Le loro retate si sono acutizzate ancora. E ormai gli arresti sono prassi giornaliera. Anche se riguardano quasi solo immigrati, disoccupati o dissidenti. Immagino che un espatrio di massa sia ormai solo questione di tempo. Quindi alla fine stiamo davvero tornando alle origini. Ed è tutta colpa nostra. A scegliere il partito è stato il popolo, voi due non c'entrate in niente. E poi voi due siete al sicuro, questa è l'unica cosa che conta. Mors tua vita mea, no? Cambiando argomento, mi hanno detto di riferirvi che non si hanno ancora notizie riguardanti Thalia. Ormai è quasi scontato che sia riuscita a fuggire da qualche parte all'estero, anche se non ho idea di come ci sia riuscita. Immagino sia stata Freya a dirtelo, vero? Esatto, ormai anche lei credo vi abbia perdonato, visti i recenti risultati. D'altronde solo un pazzo potrebbe portare rancore verso chi ha eliminato l'unico mostro che rischiava di distruggere la nostra società. Già. Sembra quasi impossibile che ci siamo riusciti, non è vero? Non una parola di più. Passiamo alle pretese? Dio, siete davvero tremendi. Ora provate a rilassarvi un attimo o rischieremo di rovinare il teatrino che la polizia ha montato per ripristinare la nostra reputazione. Bevete qualcosa di caldo e poi proviamo a creare un discorso che fili. Lascio a voi questo onore e io me ne vado. Cosa? Dite pure che mi sono sentita male e sono dovuta correre a casa. Non credo faranno particolari pressioni. Ma perché? Hai lattato così tanto per arrivare fin qui? Lascia perdere, non capiresti. Ci vediamo. Aspetta! Stavolta devi averla fatta davvero grossa. Non l'avevo mai vista così arrabbiata. Lasciala stare, le passerà. L'incubo è finito. Non hai più motivo di preoccuparti. D'ora in avanti ci aspettano solo cene di gala e fama. Hai ragione, sono sicuro che appena vedrai i risultati dei nostri sforzi cambierai idea. E non ho di certo intenzione di rovinarmi la giornata più importante della mia vita solo perché lei ha degli stupidi risentimenti. Bravissimo, questo è lo spirito giusto. Allora, vogliamo cominciare? Non lo so, penso di aver fatto la scelta giusta. 30 minuti dopo. Iniziamo ora la conferenza stampa organizzata per fornire maggiori informazioni riguardo all'arresto di Pandora, il famoso serial killer. Ai microfoni due dei tre eroi che hanno aiutato Nova Polemos a dormire sonni più tranquilli. I loro nomi sono Mordred Foley e Leon Bassett. La signorina Hera Kairis è tornata a casa in seguito ad un malore e quindi non potrà essere con noi oggi. Preghiamo i signori in sala di fare domande lecite e solo se muniti di regolare autorizzazione fornita dal Dipartimento della Censura. Molto bene, possiamo iniziare. Signor Foley, è cosa nota che lei e la sua collega siate stati gli unici detective davvero attivi nei confronti del caso Pandora, con conseguenze disastrose e scandali di vario genere. Come ci si sente a veder risanato il proprio nome e aver catturato l'uomo che avete inseguito per più di 6 anni? Io? Io non sono mai stato così felice in tutta la mia vita. Ok. Dio, Mordred, che ti ha preso? Non ti avevo mai visto con un'espressione simile. Sembravi un clown in piena crisi depressiva.
Se ti avessi visto dall'esterno avrei pensato che volessi ammazzare qualcuno. Tieniti per te questo genere di osservazioni, Leon. Se ti ho detto una cosa simile è solo perché tu, se tu cadi, cado anch'io. E credimi, farò di tutto perché non accada. Anche se volesse dire fatti prendere chili di antidepressivi per superare la rottura con Era. Dovresti ricontattarla e provare a fare pace prima che sia troppo tardi. Sei sull'orlo del baratro e non sono l'unico a pensarlo. Non ti azzardare neanche per un secondo a mettere in mezzo quella questione con me. Se sono arrivato fino a questo punto, è solo perché sono in grado di gestire lo stress e la tensione, non dimenticartelo. Per quanto possa essere difficile digerirlo, posso assicurarti che hai dato l'impressione opposta. Fai pace con i tuoi demoni una volta per tutte, Foley, o rischi che il successo ti schiacci e ti riduca in poltiglia. Devo solo fare in modo di chiudere con tutte le faccende che ho lasciato aperte fin troppo a lungo, tutto qui. Che intendi? Tu non preoccuparti, limitati a fidarti di me. Al diavolo, limitati solo a non mandare a monte tutto il lavoro che abbiamo fatto. Chi ti ha scritto? Qualche misteriosa fan che non vede l'ora di passare qualche ora in intimità con te? No, è semplicemente il mio angelo custode. Ora devo andare, teniamoci in contatto. Se rivedi Era, avvertimi. Oh, dobbiamo andare forse a Treasury Park? Sì, ok, andiamo a Treasury Park. Adesso Angelo Custode sarebbe Freya, forse. Pensavo che dicesse di Hera, invece no, è Freya, forse. Tornare nel posto in cui tutto questo casino ha avuto inizio ha quasi un effetto nostalgico. Sì, era Freya. Lascia la nostalgia per le cose positive. Anche se ho come l'impressione che tu ne abbia sperimentate poche. Ecco che arriva il mio angelo custode, assieme al suo pesante senso dell'umorismo. La vuoi piantare con questa storia dell'angelo custode? Come altro dovrei chiamare la donna che ha continuato a passarmi informazioni sensibili in tutti questi mesi? Già, e sto cominciando a pentirmene. E perché? Non ti ho chiamato qui per farti le congratulazioni, ma per una motivazione molto, molto più seria. Quanta intenzione di tirarla per le lunghe? Sputa il rospo! Ho parlato con Era, mi ha detto tutto, e adesso voglio delle risposte. Oh, Madonna Santa! No, non è possibile! Che intendi? La storia dell'isola non ha nulla a che vedere con... L'isola? Che c'entra l'isola con il discorso di Era? Mi ha detto le ragioni per cui avete litigato e volevo solo farti una lavata di capo. Ma ora ho come l'impressione che la cosa sia molto molto più grave di una semplice lite di coppia. Che mi sta prendendo? Perché non riesco più a mantenere il mio solito sangue freddo? Oddio, è venuta la maschera, lui è arrivato. Ho così tanta paura di perdere tutto? O forse è per via di Era? Devo mantenere la calma, andrà tutto bene. Non c'è niente di cui devo aver paura. Niente. Che ti prende, Foley? Sembra quasi che tu abbia visto un fantasma. E la cosa divertente è che è la seconda volta che te lo dico in questo posto. Forse il peso dei ricordi è troppo pesante da tollerare? Eppure adesso sei l'eroe di ogni bravo cittadino di Nova Polemos. Hai tirato fuori Era dal nulla e ho straparlato tutto qui. La situazione non è semplice da gestire, cerca di comprendere. Ne sono più che sicura, eppure non riesco a togliermi dalla testa una cosa. Una coppia che è stata in grado di resistere a torture psicologiche inconcepibili entra in crisi proprio dopo aver chiuso il caso più importante delle loro vite. Credo sia normale nutrire dei dubbi, no? Cosa ti ha detto Era? La ragazza è scoppiata a piangere tra le mie braccia, non appena mi ha vista. Non l'avevo mai vista così distrutta. E la cosa mi ha spezzato il cuore. Dopo qualche minuto è riuscita a parlarmi, dicendomi che no, ormai non sei più lo stesso e che avevi tradito la sua fiducia nonostante lei fosse sempre rimasta con te. Ho provato a chiederle maggiori informazioni, ma non ha voluto entrare nei dettagli.
Diceva di aver paura di essere uccisa dalle bande nere, ma in realtà la cosa che le aveva tolto il sonno era il fatto che tu fossi cambiato così tanto. Ha poi aggiunto che non era venuta da me per chiedere protezione, ma soltanto per provare a farti tornare quello di una volta. Capisci, Mordred? Nonostante tutto, la prima cosa che mi ha chiesto è prendermi cura di te. Quindi Yara non ha parlato. Allora forse ho ancora la possibilità di uscirne pulito. Ti dico una cosa del genere, non fai neanche mezza smorfia. Dio, che ti prende, Foley? Apprezzo davvero il tuo nobile tentativo di salvare il rapporto tra me ed Hera. Ma se siamo in questa situazione è perché l'ha voluto lei. Io non sono cambiato di una virgola e anzi, sto cercando di godermi la fama e il successo che abbiamo cercato in tutti questi maledetti anni. Finalmente riesco a dormire e a vivere la mia vita senza avere il terrore che qualche poliziotto o giornalista cerchi di rovinarmi. E francamente godo follemente nel vedermi adulato e santificato dalle stesse persone che fino a ieri mi gettavano fango addosso senza ritegno. Hera non è ancora riuscita a staccarsi di dosso la tensione accumulata durante questi anni di inferno, ma sono sicuro che prima o poi ci riuscirà. Credo sia abbastanza adulta per fare le sue scelte, e se preferisce continuare a vivere da sola, tanto meglio. Alimentare l'odio nei miei confronti mi aiuterà a togliere i sospetti di Freya. Mi dispiace, Hera, ma è l'unico modo. Dio! Sapevo che fossi un uomo cinico, ma non pensavo fino a questo punto. Sei davvero disposto a sacrificare l'unica persona che ti è rimasta accanto solo per poterti godere meglio il tuo stupido successo? Te l'ho già detto, Freya, andartene è stata una sua scelta e io la sto rispettando. Perdonami, ma mi è difficile credere che tu voglia abbandonarla con questa facilità, specialmente quando ufficialmente state continuando a lavorare insieme. O vorresti farmi credere che improvvisamente ti è spuntata una coscienza e hai pensato che la cosa migliore per lei fosse allontanarla dalla tua vita? Anche tu hai le tue colpe. Vorrei ricordarti che neanche tu sei uno stinco di santo. O devo forse citare di nuovo la storia del guanto? Continui davvero a credere alle parole di quell'avvocato, nonostante ti abbia aiutato e supportato fino ad oggi? L'unica persona coerente, carente di fiducia in questo momento sei tu, Freya. Odio dovertelo ricordare, ma sono la persona che ti ha salvato la vita. Se non ho continuato a indagare su di te dopo i fatti dell'isola, è proprio perché mi hai salvato la vita, caro il mio Mordred. Ma ho come l'impressione che tu stia dicendo tutto questo solo perché hai paura che qualcuno possa pensare che le motivazioni di Hera non fossero derivanti solo dal tuo comportamento, ma anche dalla sua coscienza. Che diavolo dovrebbe significare una frase simile? Non giriamoci attorno, Mordred. L'arresto di Pandora è stato fin troppo semplice e il fatto che abbia confessato tutto senza troppi problemi è totalmente assurdo. Se nessuno si è fatto troppe domande è soltanto perché ognuno di noi non vedeva l'ora di chiudere con questa maledetta storia. E sospetto che se ufficialmente voi due continuate a lavorare insieme, è solo per evitare che qualcuno infili il naso troppo a fondo nella questione. Godi così tanto a vedermi soffrire, Freya? Desideri così tanto distruggere il mio sogno? Oh no, amico mio. Io non ho nessuna intenzione di distruggerti. A farlo saranno gli errori derivanti dalla tua superbia. Che intendi? In ogni singolo caso in cui hai indagato, ti sei fatto nuovi nemici, lasciando macchie indelebili della tua corruzione. Ora sei un uomo di successo, è vero. Ma è proprio per questo che la stampa tornerà sui tuoi passi, alimentando una tempesta senza precedenti. Continui a credere che io sia tua nemica, quando in realtà non faccio altro che compatire l'uomo che sei diventato. Torna da Hera in ginocchio, questa è l'unica cosa saggia da fare. Se lo farai, cercherò di dimenticare i miei sospetti sull'arresto di Pandora. A presto, Foley. Goditi le luci della ribalta finché durano. Dopo, perché dopo sarai da solo. Aia. Lo sto facendo diventare un uomo proprio corrotto. Già era corrotto dall'inizio, adesso è corrotto ancora di più grazie a me. Bene, che casino.
Perché? Perché il mondo continua a remarmi contro nonostante tutto? No, non ha senso disperarsi. Calmati, Mordred, e pensa. Frey ha ragione. Sono stato ingenuo a pensare che i giornalisti e la polizia mi lasceranno in pace senza prima provare a scrivere, a scavare nei miei ultimi casi. Pensa, Mordred, pensa. Cosa hai lasciato indietro? Su cosa potrebbero appellarsi i tuoi nemici? L'unico modo per risolvere questa situazione è tornare in prima persona in quei luoghi. Raccoglierò alleati, distruggerò i miei errori e poi potrò essere felice. Per sempre. Proviamo ad andare alla sede dell'Hephaestus. Vediamo che cosa dove troviamo qui, non so effettivamente. Tornare in questo posto mi mette il volta stomaco, specialmente per il pensiero di dover aspettare ore per come l'ultima volta. Ah, guarda un po' chi c'è. Non mi permetterei mai di far aspettare un uomo così influente, specialmente quando potrebbe fare così tanto per la nostra azienda. Deckard? In persona e pronta ad accoglierlo di nuovo all'interno dei nostri spazi. L'averla trovata subito fa di me un uomo molto fortunato. La fortuna non esiste negli affari, specialmente per uomini come me, che non lasciano nulla al caso. Allora sospetto che sappia perfettamente perché sono qui. Esattamente. Quindi evitiamo di perdere altro tempo e cominci pure con le domande. Ah, ok. Chiediamogli dell'Hephaestus dopo l'incidente. L'aver fermato Eugene e aver salvato il vostro amatissimo Aquaos da una fine orribile dovrebbe aver salvato la vostra reputazione, no? Non necessariamente, purtroppo. In molti hanno provato ad attaccarci puntando sulle falle di sicurezza del nostro sistema. Ma in realtà non sono stati altro che stupidi fuochi di paglia. La realtà dei fatti è che siamo intoccabili e niente potrà mai buttarci giù. Quanta boriosità! Sono semplicemente realista, signor Foley. Il nostro sistema governa il paese, controlla polizia e governo. Chiunque è conscio che la nostra società sia il vero potere dietro al trono. Farsi nemici noi significa crearsi un gigantesco mirino sulla schiena. Basterebbe un singolo schiocco delle mie dita per distruggere per sempre la reputazione e la vita di chiunque, non importa quanto in alto nella scala sociale. Oh, ne sono conscio. Ed è proprio per questo che vengo in pace. Lo apprezziamo molto e sono sicuro che potremo trovare un accordo che possa forgiare una splendida alleanza. Sia io che lei desideriamo soltanto goderci una splendida pace, ma per arrivare a questo è necessario lavorare alcune piccole macchie del passato. Tutto in memoria del buon professor Huber, ovviamente. Ovviamente. Ok, ora scriviamo, parliamogli degli affari sporchi. Cosa è successo dopo la morte di Huber all'interno dell'Hephaestus? Lei mi domanda di Huber quando in realtà vuole solo sapere degli androidi. Sorpreso che gliene parli così apertamente in mezzo ad un corridoio? Beh, se dicessi il contrario, le mentirei. Il motivo per cui lo faccio è solo per farle rendere conto di quanto siano sicure queste mura e di quanto il nostro controllo sia ancora assoluto su Nova Polemos. Ogni singolo membro dei piani alti era a conoscenza delle operazioni di Uber, come anche molti dei nostri pagatissimi dipendenti. O forse pensa che fossimo talmente stupidi da non accorgerci dell'utilizzo di fondi così massivi all'interno di un laboratorio nascosto nei lati più oscuri della città. Quindi sapevate anche di Thalia e dei piani di fuga di Uber? Ovviamente sapevamo di Thalia, ma non volevamo che Uber sentisse troppa pressione. Specialmente perché questo presto avrebbe dovuto passare il testimone a qualcuno, e quel qualcuno tecnicamente sarebbe dovuto essere uno dei suoi assistenti. Ma come ben sa, nessuno di loro è uscito intero da questa vicenda. Aspetti un momento, mi vuole forse dire che avete lasciato correre per fare in modo che si distruggessero con le loro mani? In principio sì.
ma non avevamo idea che Eugene avrebbe dato così tanto in escandescenze. Quei due non erano assolutamente in grado di portare avanti i nostri interessi. Erano troppo emotivi e instabili. Il nostro obiettivo era quello di far credere agli stranieri e ad Uber di poter fare i loro giochi per poi fermarli non appena arrivati in frontiera. In questo modo avremmo potuto ricattare ognuno di loro, permettendoci così di replicare i suoi progetti senza alcun tipo di problema. In caso contrario, Uber non ti avrebbe mai dato la possibilità di creare degli androidi a scopi bellici e da una parte non lo biasimo neppure. Cosa? I vostri piani erano così tanto radicati? Già, ma purtroppo nulla va come si desidera e quindi ora siamo rimasti con un pugno di mosche. Abbiamo le basi per riprendere le sue ricerche, ma ci vorranno anni prima di poter eguagliare il suo genio e riprendere da dove aveva lasciato. Una mano lava l'altra. Direi che abbiamo sorvolato fin troppo sull'unico argomento che ha davvero importanza, signor Foley. Lo penso anch'io. Lo scandalo di Uber è stato insabbiato, ma quello che è successo con Talia e i due assistenti non potrà essere nascosto per sempre. Spunterà sicuramente qualche coraggioso giornalista o mitomane pronto a puntarci il dito, cosa che graverebbe molto sulla nostra reputazione. Ma lei ora è un uomo famoso, rispettato e pronto ad essere portavoce di quella che è stata la verità più comoda per ognuno di noi. E visto che oggi parlerà in tutta la città mentre veste il mantello dell'eroe, sarebbe alquanto saggio capire chi avere come alleato e chi come nemico. Consideri questo come un piccolo bonus di benvenuto, a cui ne seguiranno molti, molti altri. Ah! Apprezzo e condivido il valore delle vostre azioni. Tuttavia, la mia copertura vi potrà aiutare solo a Nova Polemos. Non avete paura delle conseguenze che potrebbe avere nei paesi esteri? Non abbiamo avuto alcuna informazione in merito, ma dubito che la morte di un ambasciatore sia passata inosservata. Senza contare quante informazioni erano contenute all'interno di Talia. Si limiti a fare il suo lavoro e lascia a noi le mere questioni di immagine estera. In questo modo potremmo dare vita ad una splendida e lunga amicizia. Siamo d'accordo? Certo. Molto bene, ora devo andare. Non vedo l'ora di vederla in televisione, signor Foley. Ai ai ai. Questi sono i patti, diciamo. Ero venuto solo per fare in modo che nessuno potesse utilizzare il caso di Uber contro di me. Ma direi che per una volta le cose sono andate anche meglio del previsto. Spero solo che questi megalomani siano davvero in grado di gestire il casino successo con l'estero. Specialmente sul fattore androidi. Ok. Praticamente siamo andati all'Hephaestus per cercare di trovare qualche nostro alleato. Sì, li abbiamo trovati effettivamente. Non so quanto potremmo fidarci di loro, però li abbiamo trovati. Quindi direi che per il momento possiamo anche farceli andare bene questi dell'Hephaestus. Ora, la prossima volta andremo direttamente alla sala d'attesa, sì, la sala d'attesa dell'isola e vedremo di scoprire, di cercare qualche alleato anche all'interno dell'isola in modo tale che non ci possa venire contro. Comunque dobbiamo avere qualcuno che ci pari il sedere, come si potrebbe dire. Quindi, ovviamente, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Spero davvero che prima o poi era. Che ci perdoni, sì, lo so, ho fatto una scelta un po' molto, molto azzardata, però era quella che in quel momento, in quel preciso istante mi sentivo di fare. Quindi spero davvero che la nostra era ci perdoni e torni ad essere con tutto, non dico come era prima, però almeno che gli si avvicini, ecco, insomma, un minimo di rapporto. Ad averlo, che ci sopporti, che voglia, insomma, che cerchi in qualche modo di perdonarci. Quindi voi fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, perché io voglio sapere tutto quanto quello che vi passa per la testa, quali sono le vostre opinioni, i vostri pensieri riguardo a quelle scelte che ho fatto, riguardo a tutta la situazione che si sta creando intorno a Mordred.
un pochino pesantuccia, devo dire. Quindi ovviamente voi fatemi sapere tutto quello che ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!